Come mai è venuta in piazza con questa maglietta? Diciamo che il primo motivo che mi ha spinto a venire qui è per i miei figli, perché ho voluto dimostrare a loro che anche in situazioni surreali come questa si può esprimere il proprio dissenso in modo pacifico e rispettoso, però è sempre importante manifestare il dissenso quando si percepisce che si stia verificando. Però io sto parlando, guarda, anche lei. Lei non si dovrebbe neanche presentare, perché è proprio di cattivo. Guardi, al di là, al di là della persona. È un cattivissimo gusto. Non è la logica della persona. No, lei è maleducata a presentarsi così per farsi pubblicità. È di cattivissimo gusto. Non si dovrebbe fare neanche entrare. Io rispetto, è lei che non rispetta. È lei che non rispetta. Esattamente l'opposto. È esattamente l'opposto. Bravo! Pubblicità personale. Non dovrebbe permetterlo. È ora di finirla, è ora di finirla, è una persona morta, ne parlerà la storia, non voi. Solo non sono in lutto, perché sono stati proclamati il lutto di Stato. E perché è contraria al lutto nazionale per Silvio Berlusconi? No, la... Perché è un pregiudicato, per esempio. È ora di tirarla via con la maglietta qua, deve solamente vergognarsi, deve vergognarsi. Mi faccia sapere lei quanti posti di lavoro ha dato agli italiani, che cosa ha costruito, che cosa ha fatto. Lei è una di quelle esponga il suo lavoro, quante persone ha mantenuto, l'idea del tu per quanti dipendenti e quanti in conto ha.